Siamo qui con il dottor Antonio Crucitti per la presentazione del libro di Arcangelo Badolati, Io d'amore non muoio. Al centro del libro ovviamente c'è la donna e la femminilità, in particolar modo si evidenzia soprattutto l'aspetto spesso della violenza che subiscono le donne. Sul piano sanitario, ospedaliero, quando ci sono fatti concreti, reali, di donne che hanno subito violenza, come agisce, come reagisce la struttura di fronte a situazioni così gravi? Grazie, devo dire che l'occasione di visitare o di incontrare per questi motivi donne al pronto soccorso del Policlinico Giovenili, dove ho prestato per molti anni il mio servizio, adesso diciamo sono semplicemente il direttore dell'unità operativa, mi ha coinvolto più volte nel seguire l'iter di queste pazienti. Qualche volta la paziente sfugge alle maglie del controllo perché per pudore, per timore non rivela subito qual è la natura del suo malessere, diciamo così. E quindi qualche volta è passata anche prima dal chirurgo. Oggi il percorso è più chiaro, sicuramente tanti passi sono stati fatti avanti e molto spesso non solo gli specialisti, intendo il ginecologo, intendo specialisti più vicini a questo tipo di problema, ma molto spesso anche la consulenza psicologica può essere affrontata direttamente la sera stessa o nel momento stesso in cui questo tipo di paziente arriva. Quindi oggi c'è una maggiore coscienza del problema e forse il Policlinico Gemelli è un ospedale preparato anche per questo. È un ospedale della donna in fin dei conti. E quindi è richiesto anche al medico, anche al chirurgo, di avere una preparazione di carattere psicologico nei confronti del paziente? C'è un cambiamento in questo senso? Indiscutibilmente, come dicevano i nostri maestri, la medicina non può fare a meno della conoscenza dell'animo del paziente. Noi chirurghi in particolare, che spesse volte abbiamo tra le mani la vita delle persone, dobbiamo anche interpretare sentimenti, emozioni, paure, timori di queste persone. Quindi in queste particolari circostanze questa nostra sensibilità è acuita e quindi ci consente magari di leggere dietro le righe quello che ci può essere stato un vissuto e cercando di interpretarlo bene e di guidare nel caso la paziente fuori da questa spirale, da questa violenza. E quindi una domanda diciamo anche fuori sacco, proprio prendendo spunto dal libro. Questo libro è un lungo viaggio nell'universo femminile compiuto tra la letteratura e la cronaca per aiutare a comprendere le devianze criminali e subculturali che hanno determinato i femminicidi nel corso dei secoli. Oggi il ruolo della donna è cambiato e questa nuova consapevolezza si presenta in tutti i vari settori, anche in quello della medicina. È vero. Beh, abbiamo esempi illustri nel passato di donne medico famosissime, ne ricordo una per tutte, Rita Levi Montalcini, che diciamo, ha legato alla storia il suo nome, ha legato il suo premio Nobel alla medicina. Però devo dire che oggi sempre più in funzioni apicali e di responsabilità la donna ha fatto valere le sue capacità, la sua sensibilità, forse ancora non così in maniera adeguata nel mondo chirurgico. Però devo dire che molti settori dell'area medica, chirurgica e quindi anche della medicina interna sono di assoluto competenza e sono di assoluto predominio del sesso femminile. La donna ha sicuramente sviluppato una dignità e delle capacità e una crescita culturale impressionante negli ultimi anni e sicuramente rivendica oggi a ben diritto un ruolo anche in questo settore. La ringrazio. Arrivederci.